Finendo di postare, oggi metterò l'ultima parte, la lettura integrale di un libro di Antunes, In culo al mondo. Libro di cui vorrei dire due parole per invitarvi alla lettura e per cercare di spiegarlo, perché non è un libro facilissimo e quindi potrebbe essere rifiutato al primo impatto, insomma, oppure si potrebbe anche perdere la voglia di andare avanti. Quindi, insomma, forse è opportuno avere una chiave di lettura. Ho visto tra l'altro che ci sono stati due non mi piace, nella prima parte di questo libro. Forse i due che hanno messo non mi piace pensavano parlasse forse del culo più bello del mondo, come d'altronde ho potuto verificare, no? Andando a cercare sul motore di ricerca di YouTube questo titolo, dove mi sono accorto che nessuno ha parlato di questo libro, non viene citato, non ci sono letture e non ci sono neanche presentazioni, non ci sono neanche i soliti commentatori che parlano di questo libro. Strano. Allora mi sono fatto l'idea che, insomma, probabilmente il titolo, un po' intrigante da questo punto di vista, poteva aver ingannato le aspettative di coloro che hanno aperto il mio video e si sono trovati delusi, non hanno visto Coolings e quindi hanno messo pollice in giù. Ma a parte questo, secondo me questo rappresenta uno degli esempi di stile, di capacità, di forma, di scrittura più grandi che si possono trovare. Insomma, lo stile di questo autore, secondo me, è uno stile che è irraggiungibile, o quasi. Insomma, provate a cimentarvi con una scrittura che abbia questa levatura dal punto di vista formale. Poi parleremo anche magari dei contenuti. Allora, insomma, credo che qualsiasi scrittore dovrebbe leggere quest'opera per rendersi conto di cosa significhi letteratura, soprattutto adesso, insomma, siamo di fronte a uno scrittore contemporaneo, insomma, è vivente, è del 42, quindi ha 77 anni. Scrittore che tra l'altro è stato anche proposto per il premio Nobel. Stranamente pochi lo conoscono, almeno qui in Italia. Insomma, io francamente non lo conoscevo finché non l'ho sentito citare da Scanzi. E quando ho letto, quando sono approcciato le prime pagine di questo libro, sono rimasto così, insomma, sono rimasto di stucco. Come dire, un primo problema si pone, no? Quando siamo di fronte a un'opera che formalmente, a una scrittura che formalmente, diciamo, è quasi inarrivabile, provare per credere. Cioè, siamo di fronte soltanto a un'esaltazione della forma, cioè del virtuosismo della scrittura, oppure dietro c'è anche la sostanza, c'è anche la storia, la riflessione, ci sono i sentimenti, ci sono i personaggi, insomma, ci sono le cose che danno struttura, che danno contenuto, non soltanto la capacità di scrittura, la bella scrittura, la bella forma, che comunque è indispensabile per realizzare un'opera che sia completa, che sia, come dire, che sia fruibile per intero. Insomma, una bella storia da sola non si regge, anche se è una bella storia, se è scritta male. Insomma, no, come la lettura di un libro ad alta voce non si regge se è letto male. Insomma, no. Ci vogliono le due cose, ci vuole che ci sia una bella opera che poi stimola anche una buona lettura e una buona lettura che valorizzi anche un'opera, insomma, ci vogliono tutte e due le cose. Ecco, allora mi sono chiesto, si tratta solo di un aspetto formale, si tratta solo di una bravura stilistica inarrivabile, oppure c'è anche il contenuto, insomma, questo libro ci lascia qualcosa. Quando siamo arrivati alle ultime pagine, quando l'abbiamo concluso, e ci portiamo a casa dei valori, insomma, ci portiamo a casa qualcosa su cui riflettere, su cui pensare. E di cosa è fatta questa bravura di scrittura? Per dire questo, provo a dire due parole sulla
su cosa si dice, insomma, questo libro, no? Su quali sono i contenuti. Intanto l'autore trova un espediente formale per comporre un'opera che altrimenti potrebbe essere magari un lungo monologo, perché è sempre lui che parla. Inventa un interlocutore, un personaggio femminile, penso che lo inventi, insomma, e qua il personaggio femminile c'è, lo sentiamo perché lui si rivolge al personaggio femminile, a chi lo ascolta, ma è sempre l'autore che parla. L'interlocutore non interviene mai, non pone mai domande, è sempre lì, presente. E lo pensiamo magari nella sua casa di Lisbona, dopo che è diventato vecchio, dopo che è passato del tempo, dall'esperienza che è fondamentale in questo libro e che è la partecipazione dell'autore alla guerra coloniale che c'è stata in Angola. Partecipazione che lo ha segnato, che quindi gli ha cambiato la vita. E quindi c'è questo personaggio, questo interlocutore al quale lui si rivolge ma che non parla mai, però è una presenza fissa, costante, insomma, che permette all'autore di raccontare se stesso in un grande, possiamo chiamarlo, flusso di coscienza, non lo so, insomma, comunque in un grande esercizio di memoria e di associazione. Un esercizio di memoria che parte da questa esperienza fondamentale, no? Il racconto di questa, di quello che è successo in Angola, di come lui ha vissuto i suoi più di 20 mesi partecipando come medico, insomma, alla guerra in Angola, dalla parte dei portoghesi, insomma, dalla parte di Salazar, anche senza condividere quanto veniva fatto in Angola. E quindi della sua esperienza, del contatto con il territorio, con la gente, con i locali, con gli indigeni, e rendendosi conto di cos'era poi la guerra coloniale, insomma, no? Dei disastri, delle contraddizioni, delle perversioni che continuamente si realizzavano in questa guerra, delle torture, delle morti, assorbendo quindi tutto questo, ma nello stesso tempo sentiamo anche un amore per il luogo, per i luoghi, per quella che era la verità della gente vera che incontrava. Ed è un lungo ricordare queste cose, ma associando continuamente ai momenti della sua infanzia, ai momenti della sua vita in famiglia, la storia della sua famiglia, che era una famiglia borghese, e poi i momenti del suo vivere da reduce, insomma, di questa guerra e quindi la ricerca poi di un senso, di sentirsi spaesato, non appartenere più né al Portogallo che lui ricordava della sua infanzia, né al Portogallo che ritrova quando ritorna da questa guerra coloniale, insomma, reduce e quando questa guerra coloniale poi verrà rimossa in qualche modo, no? Come dirà nell'ultima pagina, no? È come se non ci fosse stato niente, no? E il suo cercare comunque un senso, una sua posizione, perché non si trova più né portoghese né africano, insomma, no? Questi due luoghi che hanno segnato la sua vita lo vedono a questo punto spaesato. E allora deve trovare, guarda, quello che lo circonda, la ricerca di qualcosa, la ricerca di un senso in questa vita che non ritrova. Non ci possiamo aspettare una trama particolare. La trama è frammentaria perché questo continuo spostarsi per associazioni nei vari luoghi e momenti della vita ci dà un senso di passaggio continuo, un senso quasi di spaesamento anche dal punto di vista dei luoghi e del tempo, insomma, no? È continuamente oscillato. Un racconto, un ricordo lo associa con un altro che lo sposta nel tempo, più avanti, più indietro, e poi si rivolge anche al suo interlocutore donna, insomma. E anche con questo interlocutore donna instaura in qualche modo un rapporto. C'è la necessità di arrivare a una, come dire, a un'intesa, a un dialogo più profondo che non quello verbale, che poi si esplica anche in un desiderio di contatto dei corpi, insomma. C'è un
una modalità di vedere anche il sesso, una disillusione per quello che riguarda l'amore, ma una ricerca attraverso il sesso di una comunicazione più profonda, insomma, in cui l'erotismo lascia il posto al bisogno di trovare un luogo nel corpo dell'altro. E qui ricorda anche varie esperienze che ha avuto anche in Angola. È presente continuamente la morte, il ricordo della morte, del dolore che ha visto nei suoi compagni. E poi l'insulsaggine, insomma, della vita quotidiana, di quella che è la realtà di sempre, insomma, della città che si nutre della rimozione anche di questa realtà e quindi di una realtà che poi è quella determinata dalla volontà di potere, dal desiderio di ricchezza, dal dominio, dallo sfruttamento di popoli sfruttati e di cui viene alterata la composizione sociale, a cui viene imposto un diverso modo di vivere. Altri re, altri capi, altre strutture, insomma, i disastri che il colonialismo comporta in questa realtà. Siamo in Angola, siamo nel 71, nel periodo 71-74, insomma, di questa guerra coloniale, cosa di cui tutto sommato poi abbiamo anche sentito parlare poco, almeno io, che insomma ero abbastanza adulto in quel periodo, ho avuto poche. O mi ricordo di aver avuto poche informazioni di questa guerra. Ecco, lui racconta tutto questo. E racconta tutto questo, ma soprattutto racconta la sua solitudine, il suo paesamento, la sua, con un certo cinismo, vuol dire, una certa mancanza di ottimismo, di fiducia, sia nei rapporti umani, sia nel futuro. A un certo punto lo dice con delle frasi, no? Se non felici, cerchiamo di essere allegramente sazi quando propone un rapporto alla sua interlocutrice, no? Sono stufo di sentirmi solo, ma questa ricerca poi non porta al superamento della solitudine, farsa tragica e radicale della mia vita, lo sconforto della morte quotidiana. Rispetto a questo, a volte c'è il tentativo, si pone di ritornare alla linea di partenza, ai momenti, insomma, anche diciamo felici in qualche modo della sua infanzia e quindi da lì ricominciare ad avere un'attesa diversa rispetto alla vita, ma non è possibile, insomma, tornare alla linea di partenza, no? Ricerca di una lucidità anche prima del risentimento, insomma, l'analisi costante. Allora ritroviamo nel suo discorso pieno allora di similitudini, di metafore, di citazioni anche intellettuali, pittori, scrittori, film, citazioni dotte, insomma, no? Però questi artifici retorici, insomma, tutte le figure retoriche che lui adopera in una gamma molto ampia, non sono mai fine a se stesse, insomma, è come in poesia, come vediamo nei grandi poeti, insomma, quelli che scrivono la poesia con la P maiuscola, questi artifici, insomma, questo tipo di immagini ci aiuta a comprendere l'indicibile, ci aiuta ad esprimere una vasta gamma di sentimenti che sentiamo dentro di noi, anche le nostre contraddizioni, che spesso non abbiamo le parole per dire, insomma, e che la letteratura dovrebbe aiutarci a trovare le parole per dirlo. Ecco, lui riesce a farlo, riesce a dare vita anche alle cose inanimate attraverso i suoi artifici retorici. E riesce poi, sempre attraverso di questi, a farci intuire una realtà complessa, una realtà contraddittoria, una realtà che poi ci lascia soli nella vita, insomma, ci porta a disilluderci rispetto alle grandi illusioni di felicità che spesso abbiamo o che spesso ci illudiamo di avere o ci illudiamo di costruire. Insomma, lui è un disilluso, un solo nella vita.
Però riesce a comunicarsi questa sua ricerca e questa sua impossibilità di ritrovare, impossibilità anche perché, come dire, è segnato da un'esperienza che non può non ricordare continuamente, che gli torna e che è il parametro con cui continuamente confronta tutto quello che gli succede. E queste figure retoriche, le metafore che lui adopera, che sono continuamente presenti nella sua scrittura, ci aiutano a, come dire, a vedere in profondità, a immaginare, a sentire molto a fondo le cose. Insomma, ci danno una possibilità di penetrazione su quello che lui scrive e sui temi che tocca, che poi sono anche tanti, perché tanti sono i momenti di riflessione che lui continua a fare in questo libro, in questo lungo dialogo con un interlocutore che non interviene mai. Ma in questo lungo dialogo, in questo suo parlare monologato, in qualche modo, perché l'interlocutore è presente, diciamo, fisicamente, ma è assente l'interlocutore, come colui che pone delle domande, che interloquisce, che quindi contrappone degli argomenti a quello che gli viene detto. In questo il suo lungo dialogo, monologo, lui affronta tanti temi che sono presenti nella vita, più o meno coscienti in ognuno di noi, quali spesso non riusciamo a trovare una risposta perché non riusciamo a inquadrarli, non riusciamo a vederli, cioè li intuiamo, ma non riusciamo a rappresentarceli bene come argomento, come tema su cui riflettere con profondità. Ecco, quindi questa profondità, anche questo spessore che caratterizza la sua visione del mondo, insomma, è un libro, per concludere, che non è solo formalmente bello in maniera tale da essere inarrivabile, secondo me, ma è di una bellezza che ti fa venire le lacrime agli occhi in certi momenti. Però è anche profondo, insomma, cioè è un qualcosa che ti risuona dentro quando lo ascolti, e quindi questa capacità di dire con parole così incredibili spesso, no? Sentirete, insomma, se riuscite ad ascoltare questo libro, insomma, o se lo volete leggere, di dire e di approfondire temi e sentimenti che spesso avvertiamo, ma a cui non riusciamo a dare forma, dare espressione, non riusciamo a definire bene. Per finire, insomma, non è stato facile per me leggere questo libro, anche se è stato uno dei libri che ho letto più in fretta, insomma, no? Che ho postato forse meno di una settimana. Quindi la lettura è stata veloce perché incoraggiata dal desiderio di andare avanti, entusiasmato dalla bellezza. Però è un libro difficile da leggere perché la scrittura è una scrittura difficile, non c'è punteggiatura, ci sono dei periodi in cui le subordinate si accavallano. E cominciano, poi ci sono tante subordinate, alla fine si arriva a una frase conclusiva alla quale non si sa mai quando si arriva, insomma, no? Quindi un libro impegnativo, e anche a leggerlo è impegnativo, e forse da questo punto di vista ascoltarlo può essere di aiuto, nel senso che si può ascoltarlo meglio, insomma, si può chiudere gli occhi e seguire l'andamento di queste cose, oppure si possono fare tutte e due le cose insieme, insomma, no? Ascoltarlo e poi leggerlo, oppure leggerlo e poi ascoltarlo. Ma sono due piani, secondo me, diversi. Quindi libro difficile da leggere, insomma. E vorrete perdonarmi magari come dire, qualche imprecisione dal punto di vista dei nomi. Sono nomi che mi sono abbastanza oscuri, i nomi dei luoghi, per esempio dell'Angola, di queste cose qua o di certi personaggi, e quindi non sono sicuro che la pronuncia sarà corretta. Su questo vi prego di perdonarmi, magari se vorrete darmi dei suggerimenti per pronunciarli meglio, però
Non so se avrò il tempo di rifare questa cosa o di riuscire a correggerla. Intanto per me è stato come dire, un piacere, un divertimento però che mi ha coinvolto molto, quindi un divertimento sofferto, tanto per usare un'altra figura retorica, un ossimoro, no? È stato un divertimento sofferto, ma comunque è un qualcosa che mi lascia molto. È anche un termine di confronto per misurare alla base di quanto si potrebbe o quanto la letteratura potrebbe dare con quello che magari mi trovo scritto in quel momento. Insomma, no, capire. No, fino a dove in realtà si potrebbe arrivare. Avere un termine di paragone, anche questa è una cosa utile. Termine di confronto, come può essere musica, no? La 111 di Beethoven, insomma, no? Sapere cosa si può scrivere, cosa può essere una musica, confrontare magari con questa un brano di Luigi Einaudi, insomma, e capire dove stanno le differenze. Differenze ci sono, ma io sento che ci sono. Arrivederci.